Students, uh, a general concept of copyright. We, we, we can say that this is the general rule on the uh, red side, left uh, red side. Uh, general rule is that everything is is uh, under copyright because copyright is a kind of uh, uh, closed by default uh, system. Uh, but copyright is not uh, forever because we have uh, um, a terms, uh, so after 70 years, uh, uh, after the death of the author, we have the expiration of uh, copyright, so copyright expire, and the work is in the public domain, so stop copyright, the copyright finished, and we have no rights over that. But it is, it is a very rigid, a very black or white situation, so everything under copyright and everything off copyright. if we, we want to have some uh, uh, gray scale sfumature di grigio, potremmo dire, we have to look to the other part of my diagram of my image with the exception. so the exception to the general rule is the free use. and this free use can be based on a, a rule made by the, the lawmaker, so uh, an article of a, of a law, or determined by the rights owner, so the, the, the source is a license. Okay. So, in italiano, il, questo libro utilizzo può avere, come radice, una norma di legge, established by law, o da un principio generale, perché negli, Stuti, negli Stati Uniti non ci sono proprio delle norme, nel senso, cioè, il fair use americano si basa più sulle sentenze che sulle norme, però comunque sono norme giuridiche nel senso più lato del termine, oppure su specifiche eccezioni che è il caso nostro. Noi abbiamo in Italia, ma anche in Francia e in Germania, un capitolo all'interno della legge sul diritto d'autore che spiega le varie eccezioni in cui mi posso muovere. Tra cui c'è, forse così iniziamo a rispondere alla domanda, tra cui c'è quella che si chiama text and data mining, is that The text and data mining exception is here, is in this part of, of the of, of my this part of my diagram. Okay, Article 70 ter in the Italian law, and it is from um, a European directive. So we, we have the text and data mining exception because in 2019. Uh, the European Union decided to to add, to add a new a new free use exception okay some new exception to copyright and one of that one of the most important that are that are um, that have been introduced by the, the directive is the text and data in data mining mining uh, exception yeah yes this kind of exception is that uh, the, the sense of this exception is that uh, the works are still copyrighted so we are still in a copyright uh, the, so we are they are not in the public domain we are working on uh, or uh, still copyrighted work but we don't have to to ask permission so the the exception is in uh, the request of permission but you have to stay in the <laughs> in the field that, the, that are explaining the rule. So, nella norma c'è scritto chiaramente quali sono i limiti entro cui tu puoi esercitare queste, questa eccezione. Sì, sì, è molto, non l'ho messa, non ce la facciamo oggi. Se hai ehm, l'articolo 70 ter oppure vai sulla direttiva che forse la leggi direttamente in inglese, eh, direttiva la direttiva 790 del 2019, c'è tutto il capitolo, cioè la parte sul text and data mining, data mining e eh, anche la definizione di quali sono gli enti che si possono avvantaggiare. Perché parla di eh, istituti di cultura, cioè si possono avvantaggiare di questa eccezione a scopo di ricerca alcune entità a condizione che abbiano certe caratteristiche. E eh, lì è scritto tutto, perché poi se vai sulla direttiva, hai anche i famosi considerando, che ti spiegano meglio la norma. Okay. Poi essendo ormai una direttiva del 2019, se cerchi su Google c'è una marea di giuristi che si sono già espressi, l'hanno commentata in tutte le salse. Quindi, tra cui anche trovi dei miei corsi che ti posso mandare. Comunque, ok. No, scusate, finivo il concetto. L'ultima, l'altra la, forma di ehm, diciamo, us, di, di, scusate di, di, exception, di free use exception è le licenze Creative Commons. Quindi, se Voglio utilizzare un'opera liberamente, ma è ancora sotto copyright, sostanzialmente ho due modi. Cioè, scusate, ho tre modi. Uno, chiedo il permesso, che insomma, è quello più complicato, perché devo andare dal titolare dei diritti e chiedergli il permesso, il quale potrebbe chiedermi dei soldi, perché quello: il senso del copyright è quello, cioè remunerare il titolare dei diritti. L'altro, sfruttare una libera utilizzazione, un caso di libero utilizzo established by law, stabilito dalla legge, oppure. Anche lì far leva su una licenza. Ovviamente la licenza deve essere stata messa dal titolare dei diritti, una licenza di Creative Commons, una licenza quindi che mi dà delle libertà. Ma essendo il Creative Commons ormai in giro da vent'anni, da più di vent'anni ormai, ne troviamo tanta di roba sotto Creative Commons. Cioè tutto il fenomeno dell'open data, open data è. Sono dati, dataset, rilasciati sotto o queste licenze, o licenze simili, tipo la. la, la o DBL, che è una licenza che non è Creative Commons, ma più o meno fa lo stesso lavoro, che serve appunto per rilasciare in modo open le banche dati. Ma how can an author get copyright on his uh, own creation? Quindi, come fa un, titolare, un, un autore a diventare titolare dei diritti? Provate, a, cioè, try to answer, lascio quei tre secondi per pensare. Ok? Can you try? Okay. Eh, tu dovresti saperlo, okay. non deve fare nulla. So, the first answer that we have è: nothing, nothing to do. Tutti d'accordo? E allora, ecco, giustamente sta dicendo, ripeto io, perché sennò non sento, giustamente uno dei, dei presenti dice: Eh, ma quando pubblico qualcosa, cosa devo fare? What I have to do to have my copyright? This is the question. Il professor Caviz ha detto correttamente. Yeah. you don't have to do anything nothing to do to have copyright is not well, needs this is not a patent a patent this is not a trademark this is copyright so we have copyright automatically okay so he she doesn't have to do anything in particular the right to is acquired automatically with the creation of the work Provided that questa parentesi è molto importante perché è il requisito che fa scattare il diritto d'autore. Provided that the work has a minimum level of novelty and originality. Novità e originalità. Che è la summa. This is the, 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 the juice, potremmo dire, il succo del concetto di creatività. Per i giuristi, ovviamente. For copyright law, il concetto di creatività: creativity is novelty plus originality. E adesso iniziamo a entrare nel concetto di originality novelty lo capiamo, c'è cioè qualcosa che è nuovo. Cioè non posso quello che dicevamo prima: questa cosa, eh, ma questa cosa l'ho fatta io. Sì, ma l'hanno fatta altre 100 persone. Prima di te uguale, non puoi pretendere? No? Che è un po' l'esempio delle mie slide. Io ho fatto queste slide così: ecco, già qua andiamo su una cosa un po' più originale, ma fino alla slide precedente. 100.000 professori di giurisprudenza prima di me hanno spiegato il copyright in quel modo e quindi io non è che posso dire ma l'ho fatto io, io ho usato il viola, l'altro ha usato il verde, allora vieto a tutti quelli che usano il viola, no, ok, ci vuole quel livello minimo di novità e di originalità. Che cos'è l'originalità? Ah beh, scusate, c'era anche questa slide perché so che c'è la domanda, così rispondo alla domanda dello studente qua in aula che ha detto cosa devo fare, perché spesso si cade nell'equivoco di confondere la domanda, so they are two different questions. I asked, in the previous slide I asked what, uh, how can an author get copyright, get copyright? The other question is how can an author prove the authorship of his work? Quindi spesso la preoccupazione è sul come posso provare di essere io, il diritto nasce automaticamente con la creazione. Può emergere un problema di prova, cioè come faccio però a dimostrare che sono davvero io, se poi un altro fa il furbo? Ecco per un giurista il piano della sostanziale e probatorio sono separati chiaramente perché insomma fa parte della nostra forma mentis. Capisco che per gli altri, i musicisti, gli informatici, gli scrittori, questa cosa può essere disorientante. Quindi il diritto ce l'hai automaticamente, ma se vuoi una, qualcosa che ti mette più tranquillo, che ti fa stare più tranquillo, puoi farti quello che viene chiamato timestamp, cioè is, is, it is sufficient to have approval of time anteriority. So, vince chi sostanzialmente ha una prova di anteriorità rispetto a quella degli altri, che deve essere il più possibile, come dire, eh, noi in italiano, in Italia la chiamiamo data certa, cioè una data che non sia discutibile anche di fronte al giudice, il giudice non la può contestare perché viene considerata dalla legge certa, noi abbiamo la cosiddetta PEC, no? che è una, una, sostanzialmente un'email che ti dà data certa dell'invio e del ricevimento, Adesso non vi sto dicendo che la PEC è lo strumento migliore per fare, per avere, però nell'evenienza, tesi di dottorato, hai paura che qualcuno eh, prima di mandarla in giro, eh, me la mando via PEC, me auto invio via PEC, è un modo per averla lì, avere una data certa che legalmente ci, ci mette al sicuro. Poi ci sono tanti altri modi, a degli informatici, cosa vuol dire mettere un metadato che sia un timestamp, non penso di doverlo spiegare, però già avere una firma digitale con la marcatura temporale, anche quello è una… o metterla sulla blockchain… Non so, ci sono vari modi, prego. Sì. sì, sì, allora ci sono tanti modi per dimostrarlo, come anche la prova testimoniale. No. Eh, ipotizziamo che questa registrazione poi venga utilizzata e scollegata dal mio nome e qualcuno spacci questa lezione per sua e io non ho nessuna prova perché non mi sono fatto nulla. Posso chiamare voi a testimoniare, in un cioè è una roba che non succede poi veramente nelle aule tribune, non si arriva a quel livello. Ma in uno scenario drammatico potrebbe arrivare anche quello. Posso chiamare le 35-40 persone che ci sono in aula oggi a testimoniare che, che, eh, che quelle cose le ho dette io in quel modo il 21 di, di settembre alla Bicocca e non il dottor Tale un mese dopo, ok? Però ripeto. Non, cadete nel, non confondetemi i due piani, cioè il diritto in realtà ce l'hai già, ok? Al di là che tu abbia fatto tutte queste cose, eh, queste sono delle, garanti, delle forme di, per farti stare tranquillo e dormire la notte più sereno, e basta. Iniziamo però, entriamo nel concetto di no, originalità, e qua cito una dottrina che è UK, USA, la threshold of originality, in italiano soglia di originalità, cioè quando si arriva a quella soglia minima di originalità che ci garantisce, che, che può di, per cui si può dire c'è copyright, c'è diritto d'autore. E, according to this uh, doctrine, originality in the UK and USA uh, law, we have to, 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 to verify that, you, that is uh, present, present skill, labor and judgment. Ok, skill, competenza. Potremmo dire, tecnica, labor, we can say in italian, uso una parola colloquiale ma che rende sbattimento, cioè il fatto che ti sei dato da fare, hai perso del tempo, ti sei sbattuto per creare l'opera. And judgment, è in, in, in italian, sei scelta finale, potremmo dire, decisione finale, il giudizio, no? E qui iniziamo ad entrare su un tema che è quello dell'intelligenza artificiale, cioè in, queste, in questi tre concetti, quale rimane all'uomo? In un mondo di creazioni in cui l'intelligenza artificiale fa buona parte dello sbattimento, e soprattutto ci mette anche buona parte delle competenze, che è lì la grande differenza. Allora, che la tecnologia si prendesse lo sbattimento, eravamo già abituati, no? che la tecnologia facesse cose che l'essere umano non aveva voglia di fare perché erano faticose e lunghe e noiose e che ci fossero delle macchine che lo facevano, beh, eravamo già abituati da tempo, dalla rivoluzione industriale, ma che le macchine le facessero quasi meglio dell'essere umano e quindi avessero le competenze per farle è già diverso ed è lì la grande differenza secondo me, cioè le cose che fa l'intelligenza artificiale eh, adesso, in questi, quelle, le piattaforme di cui stiamo, a cui ci stiamo abituando in questi mesi, si facevano già prima. Cioè c'era già il software per farla, solo che dovevi saperlo usare. Adesso invece parlano la loro lingua, scusate, parlano la nostra lingua, sono molto semplici, basta dare un input testuale e loro capiscono che cosa vogliamo e quindi si coprono anche buona parte delle skill. Rimane all'essere umano, what is always human, the judgment. Di queste tre cose rimane, ci agganciamo all'ultimo baluardo, è questo judgment.